Guten Morgen, io sono Kaspar van Elsin, ricercatore di paranormale. Allora Davide, tu ti avvicini qua. Ok. Ti chini giù, chinati. Che ti si veda nell'inquadratura. Così. Io apro l'antina di qua. E tu raccogli uno di questi in modo che si veda nell'inquadratura. Poi dico, barbabietole. Vai. Provare a farne un'altra. Ma non hai detto che tagliavi il collo prima? Non vuoi rischiare di farlo fuori. L'ha fatto veramente. Ma non... Se non ti convince, faccio parte. Pronti? Vai. Aspetta. Ah, no, io devo appoggiare. Grazie, dai. Oh. Vuoi anche non appoggiarla, spari con una mano sola. Ma l'ho già buttato il collo, no? No, ce l'avevi ancora in mano. No, la mano. L'avevi già buttata. Ok. Vai, azione, su. Ah! Non sai neanche come si apre una valigia frigo? No! Non abbiamo neanche fatto il piano. Quel coso lì giallo lo devi girare dall'altra parte. Ah! E poi tiri su. Non abbiamo neanche fatto la... Ho scritto 5. Ah, ok, ho capito. Che ne so io che sei qui, sei così. Sta già andando? Sì, sta andando. Poi ciao, benvenuti! Che schifo! Che lascito! È morto! Io sono quella volta, piacere! Ciao, sono Joseph Murray, un primario del Central Station. Central Station, sì. Scena 140, take 1. Il 5 ottobre 1959. Io sono Joseph Murray, primario del Central Station di... Con i mezzi sono... Che a proposito, dovevamo parlare insieme noi due, per me alla fine sono rimasto solo io a fare il deficiente. A fine? Ma perché ti viene meglio, no? Sei più bravo. Dai Chiara, balla! Balla Chiara! Allora, dobbiamo dire che all'inizio doveva esserci suo fratello. Sì, doveva esserci suo fratello, però... Io ci assomiglio, no. Suo fratello doveva essere la star. Sì, ma lui non voleva morire. Doveva essere la star, doveva essere quello che moriva lì. A mio parere doveva essere la star. Guten Morgen, io sono Kaspar van Elsin, ricercatore di paranormale, e questo è il mio team di ricerca, composto da Snake, il nostro cameraman Frank, che sta riprendendo in questo momento. Doveva essere lui che ci salvava, dovevamo crederlo morto, poi lui tornava tramite poteri occulti. Ma cosa stai dicendo? Scena 5, take 1, ciak. Siamo quasi. Snake. Siamo... Bettino, ma hai preso anche a me. Doveva esserci suo fratello che faceva una parte, però non sapeva recitare per niente. Snake. È la prima volta che ci troviamo in questi posti. Mm-hmm. È la prima volta che facciamo questa cosa avventata. Sì. Quindi? Ma non si sa mai. Ma il bello era quello! Mi detto, tu devi morire, che sono no, io non voglio. È collaborativo e secondo me se sopravviveva era un capolavoro. E poi infatti alla fine c'era praticamente, c'è la scena all'inizio dove ci siamo noi. Ecco, cioè, qui c'è Brutus e il nostro cameraman. Dai, ok, adesso puoi parlare. Guten Morgen, io sono Kaspar van Elsin, ricercatore di paranormale, e questo è il mio team di ricerca, composto da Snake, il nostro cameraman. E ringraziamo soprattutto il gruppo di Totem, di cui fa parte il suo cugino, che ci ha fatto tutte le musiche. Il bassista. Vedi, questa volta non ci hanno tolto musica. Lui sta cercando ancora di fare il serio, ma è inutile. Vabbè, lui si è preoccupato di lavorare ai...
costumi. Sì. Beh, magari non tutti così, ma quello del dottore. Beh, quella fine è il lavorato da fare. Beh, hai anche lavorato alla testa del pirla? Adesso siamo qua sulla testa del pirla. Questa testa è stata realizzata modificando la maschera di quella che dovrebbe essere il camino di una renna, con l'aggiunta di un paio di corna vere. All'interno abbiamo fatto questa struttura con un po' di forex di questo materiale chiamato communication e bloccato con due viti, soltanto che abbiamo notato che tendono ad essere un po' troppo orientabili, peggio anche delle orecchie, quindi quello che ci serve è un bel caschetto. Ma che caschetto? Abbiamo inserito all'interno questa calotta rossa fissata con le due viti di prima. Io mi sono limitato ad essere un pessimo attore. L'occupato. Lo sai che non voglio gridare quando non sono pro. Cioè, quando poi grido lì, ho detto. Devi recitare come se già fosse la ripresa. Diciamo che il problema principale è che nessuno di noi è un attore. Come si tiene? E poi per velocizzare il processo non c'era neanche un copione da seguire. Hey Snake, ho bisogno di vederti assolutamente. Ah, non mi chiamo più Snake, non te lo ricordi? Adesso sono Talk Mother. Oh, yeah. Mi senti pronto? C'è interferenza? Cioè c'è una sceneggiatura ma il copione non esiste. Beh, ognuno ha interpretato il proprio personaggio come gli veniva meglio. Però io sono morta con stili. Perfetto. Vabbè, la tengo anche qua per la spalla, faccio un paio di schizzi di sangue, sì, va bene. Che stupido. Finito il sangue. Stoppiamo. Sì, mettiti in piedi. Magari fai un'inquadratura più del cuore, più da vicino. Una delle cose più divertenti erano gli effetti speciali. Sì. Ah, io ho adorato la scena dell'operazione chirurgica, anche da mente. Scommetto che hai adorato le sessioni senza fine di trucco. La cosa importante, come tutti i progetti che abbiamo fatto, che faremo ancora, è che ci siamo divertiti. L'importante per me è sempre quello. Ma alla fine si fanno. Se lo metti. Non devi riprendermi, stanno. Perché? Non voglio. La foto sì, la ripresa no. La foto, ma no! No! Mi è piaciuta la seconda scena di combattimento. Quale? Quella nelle cantine. Quella è stata molto è venuta bene. Quella è veramente l'ha tirato fuori. Beh, anche quella lì eravate stati già tu e lui a decidere più o meno come farla. Sì. Hai colpo di macete? Beh. Wow. Oh, tengo sollevato. Ok. Perfetto. Possiamo fare quanto metterà qualcosa su te. Sì. Lui mi va a fuocare col braccio dentro la stessa borsa. Oh! E faccio sacco nell'occhio. Ma che quante location abbiamo usato? Sono state a c'è la cascina di Nuvolata, il sull'Ada, siamo stati a Castello d'Attrezzo. C'è anche si vede la morte di Lucinello all'inizio. La vostra cantina. La mia cantina. La tua cantina. La mia cantina. Abbiamo girato le cantine, insomma, tutte le cantine le abbiamo fatte. Praticamente, allora, io vorrei dire, visto che appunto parliamo di cantine, di location,
vogliamo cercare di capire com'era sta cavolo di casa. Ma il fatto che non si capisca bene com'è fatta l'ambientazione è una cosa voluta. Sì, è entrata. Cioè, l'entrata sembra quella di un castello medievale. È un castello, sali del salto, le discendi, di sì, se lo vedi di preciso, cioè, ci sono delle scale in salita, poi ci sono delle scale in discesa. Sì. E poi un ci castello, sono... Un castello, una casa, una stanza. Un dungeon ovunque. Sono stanze di una casa e poi i corridoi di cantine infiniti. Dove l'hanno trovato sto posto per nascondersi? Sì, che poi la cantina sua che sembra un labirinto, in realtà è un corridoio. Sì, ma cambia l'inquadratura sembra un po' con più un angolo. Un po' più grossa. Cioè, cioè, ci hanno fregato. Divertente però con la scena in cui dell'uomo pollaio alla fine. Del film. Dell'uomo pollaio, cioè sì, un tutore medico. Abbiamo tutto il resto. Avevi uno scapello sulla testa. Poi il punto dove ti salta via la testa, dove vieni decapitato. Cioè lui così, se lo guardi senza audio e allora vedi. Ok, vai, andate. Andiamo. Ok, Davide, contorticici un po'. Vai, Chiara. Aspetta, per ricordare. Se avuto la possibilità di usare un po' più di sangue in giro sarebbe stato anche più difficile. Sangue è un casino da usare. Sì. Appunto, perché non potevamo rovinare le location qui. Immagino. Che a proposito, per chi non lo sapesse, lì il personaggio di Joseph Murray è un medico che è esistito realmente. Non so se è ancora vivo o morto, ma comunque sì, è un super vecchio. È un super vecchio. È stato eseguito con successo al Central Hospital di Boston il primo trapianto di fegato. È stato il dottor Joseph Murray, eccolo qua. Sì. È quello che ci ha aggredito. È un luminare. Era, in teoria dovrebbe essere morto. Morto? È una sottospecie di ghoul. Avrà più di 100 anni, magari è un super vecchio. E adesso abbiamo l'idea di fare il film di John Merrick e di Earth. Chi non sa chi è John Merrick, guardi The Elephant Man. Film celebre di Giannino Pinofilo. David Lynch. David Lynch, ispiratore di questo povero pazzo. E niente, prima o poi, entro i prossimi 4.000 anni, uscirà anche questo film. Abbiamo iniziato già a buttare giù la base. Beh, bisogna tenere conto che il nostro problema principale è che non è che ci abbiamo solo quello da fare. Purtroppo. Purtroppo sì. No, abbiamo da lavorare. Abbiamo perché alla fine le riprese effettive per Flashbound sì, sono, non ci vuole tanto. Cioè, sono 2-3 settimane di riprese. Il problema era il tempo. Tra impegni, il lavoro. Quando si riesce a riprendere, si riprende una domenica al mese. Poi si deve vedere se piove, diciamo fa caldo, che... fa freddo. Sì, diciamo che sembra troppo caldo o troppo freddo. Diciamo che per completare o i nostri film... non c'è o non c'è più. Per completare i nostri film quello che dobbiamo fare è un rito satanico. Un rito satanico. Andiamo a fare il satanico. Mi ha rubato la battuta. Sempre che si mette in mezzo lui vuole fare la star. Vuole fare la star. Che dice, ha detto.